Brindiamo al nuovo anno con una bella tazza di infuso fumante. Sono giusto tornata poco fa dal pranzo di Natale, è ancora il 25 per me oggi, e anche se mi ero promessa che non avrei mangiato tantissimo, non so come è successo, tutto quel cibo buono è finito dentro la mia pancia. Si vede che ne avevo comunque bisogno e quindi va bene così, ma stasera direi che mangiare ancora non era il caso e diciamo che mi sono fatta bastare il pranzo perché poi abbiamo finito di mangiare tipo intorno alle 6, ma è una cosa che comunque si sa va così. Oggi però non parliamo del Natale, oggi parliamo del nuovo anno, parliamo di nuovi inizi e nuove abitudini perché si sa. Quando inizia un nuovo anno tendiamo tutti a cercare di rivedere un po' le nostre abitudini, includere delle nuove sane abitudini, sbarazzarci di abitudini che non ci sono più utili, comportamenti che non ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi o lo stile di vita che vogliamo per noi, per cui oggi sono qui per parlarvi esattamente di questo. Anche perché io stessa ogni anno, non solo il primo di gennaio, però spesso il primo di gennaio arrivano grandi cambiamenti e quest'anno voglio proprio iniziare con una grinta che non ho mai tirato fuori in tutti questi anni. Di cosa stiamo parlando esattamente? Stiamo parlando di un cambio di routine. Ma un cambio di routine diverso completamente da tutti quelli che potete aver mai visto da queste parti. Quest'anno lo voglio iniziare su un mood sì grintoso, nel senso che voglio fare tante cose, sono bella carica, anche se molto stanca in questo momento, ma sono carica e motivata. Mi porto dietro ancora la stanchezza di tutto l'anno, ma sono piena di grinta, piena di motivazione, ho tanta voglia di fare, tanta voglia di dedicarmi a tutto ciò che più mi appassiona e ho notato che per fare queste cose bisogna dedicare un po' di attenzioni al proprio corpo, alle buone abitudini che diano la carica giusta per affrontare tutte queste cose bellissime che io voglio fare. E questo perché lo dico? Perché nell'ultimo anno ho trascurato molto il mio tempo per me, quasi non ne ho avuto, ho lavorato veramente tanto e sento proprio di essermi portata al limite in ogni cosa, a partire dalla pazienza per arrivare poi alla stanchezza. Ho raggiunto dei limiti di stanchezza che non pensavo di poter mai raggiungere. Ultimamente sono talmente stanca che arriva un certo momento della giornata, della serata, che dentro il mio cervello c'è una sorta di click e dopo quel click non riesco neanche più a tenere gli occhi aperti, sono talmente portata allo sfinimento. E poi so di aver trascurato molto il mio lato creativo, che invece è quello che mi dà proprio la spinta per fare tante cose di ogni tipo. E quindi mi voglio dedicare a queste cose qua. In che modo mi ci voglio dedicare? Facendo proprio cose mirate a favorire tutte queste cose belle. Anche perché ultimamente mi è capitato di sentire un podcast dove si parlava dell'importanza del sonno. Io sapevo che il sonno fosse importante, ma trascuravo alcune cose, come ad esempio il fatto che non dormire a sufficienza ti porta a danneggiare piano piano nel tempo le cellule del sistema nervoso e questo comporta poi un bel po' di rischi per un possibile Alzheimer o una demenza senile anticipata e non è quello che voglio per me, non è quello che voglio per la me anziana perché spero di arrivare anche ad un'età più avanzata e ci voglio arrivare
Bene, che cosa ho intenzione di fare? Ho intenzione di rivedere un po' le mie abitudini, perché nel mio fare, mi sono ridotta a dormire 5 ore in media a notte e non è una cosa ottimale. Non è per niente una cosa sana, non è una buona abitudine da portare avanti, perché sento che per me non è più sostenibile e appunto, anche questo podcast che ho sentito parlava appunto del fatto che comunque durante le ore di sonno profondo le cellule si rigenerano e il cervello si ripulisce di tutto il peso che accumula durante la giornata. E se non ti permetti di dormire un tot di ore, che sono almeno 6 e mezzo, 7 ancora meglio, non puoi resettare, diciamo, non puoi metterti nelle condizioni perfette per funzionare al meglio. Anche se poi ti sembra di andare avanti bene, non è così perché ci sono un sacco di studi che dimostrano appunto il contrario. E io faccio parte di quelle persone che anche con 5 ore a notte, avendo tante cose da fare, essendo molto motivata, non mi sento quella stanchezza addosso, però sento che il mio cervello ne sta soffrendo. E quali sono i piani, quantomeno per iniziare questo nuovo anno? I piani sono di dormire un pochino di più, almeno 6 ore e mezza, idealmente 7. 7 sento che sono le ore giuste per me. Andare a letto prima e quindi essere nel letto intorno alle 10:30, staccare il cellulare, non guardarlo più per almeno mezz'ora, leggere qualcosina e entro le 11 dormire, per poi alzarmi comunque presto alle 6, punto poi con l'arrivo dell'estate di anticipare ancora e quindi alzarmi alle 5:30 per sfruttare appunto le ore del mattino. Poi per la mattina che cosa voglio fare? Vorrei includere la meditazione. L'ho già provato a fare un po' di volte e l'ho sfruttato per iniziare di notte perché appunto nell'ultimo mese è andata un po' male, nel senso che ho vissuto dei momenti molto stressanti anche al lavoro e questo mi ha portato a perdere un po' il sonno, che è una cosa che a me non capita quasi mai, capita molto molto raramente e se non dormo o se mi sveglio di notte perché sono molto preoccupata o particolarmente stanca, più sono stanca e meno dormo, è una cosa veramente strana, ma funziona così. Per cui mi è successo di perdere il sonno, di non riuscire a dormire, di svegliarmi nel mezzo della notte in preda al panico, all'angoscia e all'ansia, e ho trovato sollievo nella meditazione guidata. Non sapendo che cosa fare, ho attaccato un video su YouTube, l'ho messo nelle cuffie e mi sono fatta aiutare per riaddormentarmi e ha funzionato. Dopodiché, durante le ore di recitazione, faccio meditazione a volte. O comunque gli esercizi che facciamo spesso includono un po' di una sorta di meditazione. E poi ho provato a fare un po' di meditazione guidata un paio di volte, così al mattino, e devo dire che mi è piaciuto tanto, ho apprezzato molto la sensazione che mi ha lasciato e i pensieri che appunto la meditazione mi ha fatto scaturire. E quindi è un'attività che vorrei includere nella mia routine giornaliera. Vi sto parlando in questo momento di sera perché al mattino faccio un po' fatica ad essere social, faccio fatica a parlare, ad essere presentabile e ad includere gli altri. Spero che questa cosa possa cambiare. Non so come succederà perché
da quando mi conosco, ho comunque bisogno di quell'attimo per me al mattino e non lo so, vediamo, vediamo dove ci porterà tutto questo esperimento. Quello che ci tengo a dirvi è che non so quali sono i risultati che otterrò. Spero di trovare un po' di equilibrio in tante cose, spero di essere un po' più carica, spero di aprirmi un po' di più al mondo, alla vita, al cambiamento, più di quello che mi sono già aperta nell'ultimo periodo e in realtà poi non lo so che cosa mi porterà, per cui quello che vi voglio dire è imbarchiamoci in questa avventura insieme, facciamo insieme questo esperimento. Io appunto so, sono consapevole che probabilmente non sarà possibile fare tutte queste cose che voglio fare ogni mattina. L'idea sarà quella di fare come prima cosa 10-15 minuti di meditazione, dopodiché vorrei fare i miei soliti allenamenti, poi ovviamente doccia, colazione e poi vorrei passare al training attoriale, che è un'attività che è molto importante appunto per me, che studio recitazione e che voglio far diventare la recitazione un'attività principale e poi andare avanti con il resto della giornata e quindi fare le altre attività della giornata. Per cui vorrei sfruttare proprio le prime ore del mattino per arricchirmi spiritualmente e a livello proprio di skill, perché vorrei anche studiare un po' di più il pianoforte, suonare, tornare a suonare con regolarità e quindi riappropriarmi un po' del mio animo creativo. E poi, ovviamente, dicevo, sono molto consapevole che probabilmente non sarà possibile fare tutto questo ogni giorno. Ma l'obiettivo è quello di farlo quanto più spesso possibile ed è la stessa ragione per cui non aspetto di iniziare il 1° di gennaio, ma inizio già da oggi, da qui, da ora, da questo momento. Oggi è il 25, sono le 22:47, sono un po' fuori schedule, ma tra poco finirò di parlarvi perché mi sono già dilungata troppo e andrò a prepararmi per andare a dormire e svegliarmi domani e iniziare già tutte queste cose che voglio fare subito. Non voglio più perdere un attimo e non aspetterò più il momento giusto, anzi, non aspetto più il momento giusto. E il momento giusto per iniziare a fare una cosa è adesso. Partiamo da dove siamo, da dove ci troviamo, facciamo quel piccolo passo in più per avvicinarci quanto più possibile all'idea. Perché l'idea, finché è un'idea, è sempre troppo grande e troppo lontana, ma quando la trasformi in piccole azioni da fare quotidianamente e poi ancora di più ogni istante della tua vita, diventa una cosa molto più tangibile, più reale, più fattibile nell'immediato. E questo è il mio mantra per iniziare l'anno. Parto esattamente da dove mi trovo, faccio una qualsiasi azione che posso fare in quel momento per portarmi quanto più vicino possibile alla realtà che voglio diventi la mia quotidianità. Da qui vi dico, non sono un'esperta in tutto questo, non so quali saranno i risultati, ma vi invito a vivere questa avventura con me e a prenderlo come un esperimento di gruppo, un esperimento sociale su ognuno di noi e condividere poi dopo un po', dopo qualche mese, l'andamento. Come va, che cosa abbiamo integrato di nuovo, quali
quali sono i risultati ottenuti. Facciamo questo lavoro insieme e questo scambio di esperienze. Questo sono molto motivata nel farlo perché ho notato che non sono l'unica in questa situazione in cui mi sento veramente stanca, veramente molto stressata e molto consumata e sento questa urgenza di scappare via da ogni cosa. Sento che è una cosa condivisa con molti e non so in realtà quanto sia colpa delle realtà che viviamo veramente e quanto invece sia dovuto comunque allo scambio continuo che avviene tra di noi, perché comunque vivendo nella stessa società, anche se sono persone che non frequenti ogni giorno, lo sappiamo il principio della rete, che il mondo alla fine è veramente piccolo e se andassimo proprio a studiare bene le relazioni, i rapporti, si dice che ognuno di noi è intrecciato con una qualsiasi altra persona su tre livelli. Adesso non me la ricordo bene, me la ristudio poi ve la ridico meglio. Ad ogni modo, questo è per dirvi che sono arrivata a pensare che probabilmente questo essere scontenti collettivamente è dovuto un po' al fatto che interagendo ci passiamo questo senso di disagio. E mi sono detta, ma se noi provassimo ad intervenire su questo e se provassimo ad invertire questa tendenza per cui siamo tutti indirizzati verso il mood negativo, se provassimo insieme a fare un qualcosa per cambiare e andare verso una vita un po' più ricca di spunti positivi, una vita più stimolante, una vita che ci appaghi di più, potremmo veramente cambiare tutto il mondo, perché cambiando noi stessi cambiamo anche la realtà con cui interagiamo e nel cambiare questa realtà cambiamo anche la realtà dell'altro che interagisce con noi e viceversa. E quindi mi sono detta, proviamo a fare insieme questo cambiamento, proviamo a vedere che capita se tutti insieme proviamo a fare qualche cosa per cambiare questa tendenza e provare a spargere un po' di positive vibes nel mondo. Un piccolo passo alla volta, vediamo dove arriviamo e vediamo se magari nel giro di un anno riusciamo ad invertire questa tendenza e riusciamo ad ottenere un risultato positivo per tutti noi. Questo è il mio mood per iniziare il nuovo anno. Questi sono i progetti proprio nell'immediato. Sono certa che cambieranno. Ve li condividerò man mano che cambiano. Vi condividerò tutto quello che faccio, come già vi ho fatto vedere adesso a spezzoni, e ovviamente man mano che trovo delle cose nuove, man mano che integro delle nuove attività, ovviamente le condivido con voi con un update. Magari possiamo farlo diventare mensile, dove sotto nei commenti andiamo a parlare insieme di come sta andando. Facciamo che ogni ultimo venerdì di ogni mese ci troviamo qua sul canale sotto nei commenti e parliamo un po' di questo nuovo progetto per cambiare il mondo. Sono certa che insieme lo possiamo fare, perché già se cambi il tuo di mondo hai già cambiato il mondo intero. Perché alla fine noi, esseri umani, viviamo e siamo immersi nel mondo che conosciamo. Ed è quello che in primis va cambiato e va migliorato. Io nel mentre ho finito la tisana e sono già passati 25 minuti,
non so come è successo, pensavo di fare una bella intro e poi lasciarvi alle cose della giornata, ma non è stato così. Ho trovato questa ispirazione che mi ha portato a parlarvi un po' di più di quello che avevo immaginato, ma questa è la realtà di questo momento. Per cui direi che chiudiamo qui questo video. Fammi sapere subito se sei con me in questa impresa qua sotto nei commenti. Vediamo quanti siamo, spero tanti, spero davvero tanti. Ci vediamo tra esattamente un mese, l'ultimo venerdì di gennaio, ci vediamo qui e ne parliamo un po' di un recap di come è andato il mese e di come stanno andando i progressi e cosa abbiamo scoperto di nuovo, perché di questo si tratta. È un esperimento in cui si spera e in realtà ne sono certa, scopriremo tantissime cose di noi, della vita, delle persone e del mondo in generale. Basta. È tutto per oggi, è tutto per questo video. Ci vediamo come sempre nel prossimo video, ogni lunedì a mezzogiorno qui sul mio canale. Nel mentre durante la settimana pubblico con regolarità su Instagram. Adesso mi riattivo anche su TikTok e vi lascerò tutti i riferimenti. E ragazzi, ho un sacco di progetti in testa e nei quaderni. E tenetevi pronti, il 2024, wow, fa strano dirlo, ma il 2024 sarà molto molto ricco, sarà molto molto pieno di cose. Cambierò un po' tutto, per cui stay tuned, ci vediamo la prossima settimana, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!